Sono Anna, l'assistente digitale di Fineco. In questa videopillola parleremo di come funziona la leva quando si opera con le azioni. Vedremo che cos'è e quali sono i pro e i contro. La leva finanziaria, detta anche leverage, permette agli operatori di acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto. Attraverso un prestito in denaro, ci si pone l'obiettivo di ottenere rendimenti monetari maggiori a cui corrispondono anche rischi di perdite più elevate. Vediamo insieme come funziona il concetto di leva finanziaria. Supponiamo di avere un capitale iniziale di 1.000 euro e di voler investire su un determinato titolo 10.000 euro, in quanto abbiamo delle aspettative rialziste. In questo caso la leva è pari a 10 volte. Ipotizziamo che il titolo, in un anno, abbia una performance positiva del 5%. Il valore attuale è di 10.500 euro. Decidiamo quindi di chiudere la posizione. Dopo aver restituito i 9.000 euro presi in prestito, il saldo di conto corrente ammonta a 1.500 euro, con una variazione positiva del 50% rispetto al saldo iniziale di 1.000 euro, a fronte di una performance del titolo del 5%. Ovviamente sui 9.000 euro presi in prestito pagheremo degli interessi che faranno diminuire il rendimento complessivo, solo nel caso in cui l'operazione non venga chiusa in giornata. Se invece il titolo viene acquistato e venduto in giornata, non ci saranno costi aggiuntivi. Invece, ipotizziamo che il titolo, in un anno, abbia una performance negativa del 5%. Il valore attuale è di 9.500 euro. Decidiamo quindi di chiudere la posizione. Dopo aver restituito i 9.000 euro presi in prestito, il saldo di conto corrente ammonta a 500 euro, con una variazione negativa del 50% rispetto al saldo iniziale di 1.000 euro, a fronte di una performance del titolo del meno 5%. Anche in questo caso sui 9.000 euro presi in prestito pagheremo degli interessi che aumenteranno ulteriormente l'entità della perdita, solo nel caso in cui l'operazione non venga chiusa in giornata. Vediamo ora quali sono i pro e i contro derivanti dall'utilizzo della leva. L'aumento dei potenziali guadagni o perdite monetarie. La possibilità di diversificare maggiormente il portafoglio, riducendo il rischio complessivo dello stesso, a fronte dei costi per il finanziamento da parte della banca. Vai su finecobank.com e scopri tutta la formazione su trading e investimenti. Corsi via web e video dedicati. Ti ringraziamo per aver scelto Fineco.